L'emergenza criminalità derivante dal massiccio arrivo di clandestini nel nostro paese, testimoniata dalla percentuale di stranieri ospiti delle nostre carceri o dai casi più eclatanti, quanto aberranti, di Pamela e Desiree, consigliavano misure straordinarie da parte di tutti. Tant'è che proprio come deterrente nei confronti di questo delicato aspetto, come illustreremo più avanti nel corso della seduta quando tratteremo della risoluzione relativa al decreto legge sulla sicurezza, Fratelli d'Italia ha proposto un emendamento al Senato per ricomprendere i reati di furto in abitazione e furto con strappo fra quelli che prevedono la perdita dello status di rifugiato. Su queste questioni, secondo noi, la Regione non ha fatto abbastanza e molto di più poteva impegnarsi al di là del fascicolo Città Sicure. 3 milioni di euro, come ha ricordato il sottosegretario, su un bilancio però di 13 miliardi non sono poi molto.